Il primo giorno di nuovo lockdown in Calabria passa tra le lamentele dei commercianti, non solo quelli costretti a chiudere l'ordinanza che impone la zona rossa in tutta la Calabria, ma anche di quelli le cui attività hanno avuto l'autorizzazione a tenere aperte le serrande. Questa zona rossa imposta rappresenta un grave rischio per la già asfittica economia calabrese, per un possibile futuro per piccoli imprenditori e artigiani. Una decisione che non si accetta e che non si comprende, come ribadisce la presidente provinciale di Confartigianato Tina Soriano. Voi come imprenditore a questo punto questa zona rossa vi dà un colpo mortale? Il colpo è di tutti, è di tutte le categorie, non solamente dalla grande impresa al piccolo artigiano, perché se chiude uno chiudono tutti. Noi in Calabria diciamo dobbiamo morire di fame, non moriamo di fame in Calabria un piatto di pasta, il pane lo troviamo dappertutto, noi moriamo di vergogna. Perché ci hanno calpestato la dignità, ci siamo dati da fare, tutti gli imprenditori, ma i piccoli artigiani, gli estetisti, i parrucchieri, entrate, uscite, colonnine igienizzanti, sanificazione dei locali, soldi spesi per poter poi ricominciare a lavorare. Ma voi pensate che con un mese che hanno lavorato possono, non sono rientrati nemmeno dalle spese che hanno sopportato, come possono adesso ricominciare di nuovo da capo? Una volta si ricomincia, due volte, ma poi basta. Io non so che cosa succederà, però qui ci vuole effettivamente una forte mano da tutte le organizzazioni per poter concludere qualcosa e andare avanti.